Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E questa è una delle Femen, una Femen. E vediamo cosa c'entra una Femen con la festa odierna della Liberazione, perché oggi è il 25 aprile 2012, festa della Liberazione. E questa è una Femen. E un mio amico, Ivan Bellini, e mi ha detto che questa Femen dell'Ucraina e compie adesso, mi pare, 24 anni, ma non ha importanza, vedete, una Femen, questa è una Femen. E le Femen, lo sapete chi sono le Femen, vero? Sono meravigliose le Femen, cari amici, sono meravigliose. E appunto, Iva Bellini, vedete, Iva Bellini, che ha una passione per le Femen, e dice che questa, che si chiama Sasha, mi pare, compie 24 anni. E le Femen, che sono ucraine, dell'Ucraina sono, però discendono dai vichinghi discendono. E questa invece è l'ex premier dell'Ucraina, Yulia Tymoshenko, che è tanto amata dalle Femen, perché assomiglia a loro. È stata messa in galera, Yulia Tymoshenko sta in galera, e di certo i governanti dell'Ucraina non conoscono la storia greca e di una certa Frine, che aveva una vita un po' troppo frivola, e per cui la chiamavano Frine perché finiva, cioè quando parlava, la sua voce assomigliava alla melodia delle cicale, Frine, le cicale friniscono, e l'avevano chiamata Frine, e lei davanti ai giudici si spogliò nuda, e perché fossimo già in pieno matriarcato, i giudici quando la videro dissero tutti in coro, dissero: no, noi non possiamo comandare, e non possiamo condannare tale bellezza, e la mandarono libera. E avrebbero dovuto fare così in Ucraina anche con Tymoshenko, anche perché secondo me Tymoshenko non è colpevole di niente, è colpevole solo della storia della Ucraina, è colpevole Tymoshenko solo della storia dell'Ucraina. L'Ucraina, la metà orientale dell'Ucraina è filorussa, la metà occidentale dell'Ucraina è filo europea, quindi dal fatto che l'Ucraina per tanto tempo fu sotto l'egemonia della Polonia. Quindi è andata in galera perché la potentissima Russia lì vicino non accetta che la Polonia si sposti troppo verso l'Occidente, e va in galera. Quante battaglie che hanno fatto le Femen per la questione, per liberare la Yulia Tymoshenko. E questa, anche questa è una delle Femen, vedete, non accettano di stare sotto gli uomini, non accettano di portare in grembo un bambino per 9 mesi, non accettano, non c'hanno mica tutti i torti, non accettano assolutamente per tale situazione. E dice: perché dobbiamo essere sempre noi donne a portare in grembo i bambini? Non potrebbero essere pure... Ma comunque arriviamo alla festa nostrana della Liberazione. Sono passati quanti? 60-70 anni. Ma adesso noi abbiamo un'altra occupazione, siamo occupati da ben altro, noi non siamo più occupati dai nazifascisti, non ci sono più le truppe nazifasciste in Italia, e siamo occupati dagli invasori della classe politica. Questa oggi è la nostra situazione. E mi meraviglio tanto che quelli che fanno la cosiddetta antipolitica non abbiano proclamato il 25 aprile come festa, futura festa della Liberazione della nostra classe politica, perché sono tutti uguali nella classe politica, sono tutti uguali, cioè prendono tutti la stessa paga. Dalle mammelle statali tirano giù tutti la stessa paga, sia quelli cattivi di centrodestra che quelli buoni di centrosinistra. Anzi, quelli di centrosinistra la paga se la fanno ancora più elevata, come il governatore delle lontane Puglie, Nichi Vendola,
che è uno dei governatori più pagati d'Italia. Benché le lontane Puglie non siano la regione più grande d'Italia, non siano la regione più popolata d'Italia, non siano la regione più produttiva d'Italia, e Nichi Vendola tira giù dalle mammelle dello Stato, cioè dalle casse del pubblico erario, si tira giù circa 15.000 euro netti, netti al mese. Mica si vergogna, eh? Mica si vergogna, eh? E quanti video che ho fatto? Quanti video che ho fatto su Nichi Vendola, che è un poeta, eh? È un poeta, ha copiato tutto da Benito, dal povero Duce Benito Mussolini, il quale aveva fatto scolpire nel duro marmo, là a Roma, in un grande palazzo marmoreo, la celeberrima frase riferita al popolo italiano, un popolo di poeti, di santi, di navigatori. E poi io credo che non lo sappia, Nichi Vendola, che il povero Duce fece scolpire nel duro marmo quella frase, un popolo di poeti, perché lui ha proprio rispettato la volontà del povero Duce, un poeta, eh? E i poeti mica badano le cose di questo mondo. 15.000 euro, dice di amare tanto gli operai. Ah, santa Madonna, la liberazione, questa sì che dovremmo dire, stabilire che ora stiamo facendo la resistenza, ora stiamo facendo la resistenza, e poi quando avremo vinto, cioè che anche Pierluigi Bersani avrà mandato giù l'olio di ricino della eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, lo sapete la storia come si è successo con Pierluigi Bersani? Andate a vedere il mio video intitolato Pierluigi Bersani è tanto triste. Là, due o tre giorni fa, ha detto no, non si devono togliere i finanziamenti pubblici ai partiti, se no i partiti cadono nelle mani del lobby. E adesso, dopo appena due giorni, probabilmente sotto l'effetto di quel mio video intitolato Pierluigi Bersani è tanto triste, che ha detto, è roba di stamattina, roba di questa mattina, dice che adesso lo riduciamo del 50% il finanziamento pubblico, un passetto alla volta, l'olio di ricino se lo beve un po' per volta, se lo beve un po' per volta, dice che se togliamo il finanziamento pubblico ai partiti, e poi se la godono solo i partiti che hanno il miliardario. Il miliardario per antonomasia chi è in Italia? Silvio Berlusconi. Non conta che in Italia quello che vende gli cioccolatini, che si chiama Ferrero, è molto molto più ricco di Silvio Berlusconi. Non conta mica che la tessera numero uno del PD ce l'abbia quell'altro miliardario che è Carlo De Benedetti, che è ricco come Silvio Berlusconi se non di più, ed è padrone di metà dell'informazione italiana. È padrone del quotidiano La Repubblica, è padrone del settimanale L'Espresso, è padrone di una miriade di quotidiani provinciali. No, non conta niente, non conta. Il miliardario. Se no, fa politica soltanto il PDL, che c'ha il miliardario c'ha. Mica glielo dice al popolino italiano che i miliardari gli stanno pure dentro il PD. Come lo potrebbe mantenere il PD Carlo De Benedetti? Lo potrebbe mantenere meglio di Silvio Berlusconi. Beh, adesso sta centellinando l'olio di ricino, perché era disperato. Ho fatto il video, Per Luigi Bersani è tanto triste. E si vede che l'ha visto anche lui, perché adesso è passato dal no, niente taglio, al finanziamento pubblico, facciamo la metà. Facciamola. E da questa classe politica ci dobbiamo liberare, cari amici. E quindi sarebbe tanto bello che qualcuno di noi organizzasse, qualcuno di voi, perché io sono anziano, e comitato, un comitato per la liberazione. E dopo, magari quando avremo davvero, con la nostra resistenza, avremo fatto la liberazione da questa classe politica. Questa classe politica se magna fuori tutto, se magna. Paolo Silos Labini coniò per questi soggetti la locuzione i topi nel formaggio. I topi nel formaggio, già nel 1980-85, perché aveva previsto tutto Paolo Silos Labini, topi nel formaggio. E poi faremo fare un bel comitato, non io che sono anziani, sono in là con gli anni, ma qualche giovane, magari qualche giovane che gravita nell'orbita di Beppe Grillo, che dice le parolacce Beppe Grillo, capito? Dice le parolacce. Via Beppe Grillo, via, dice Massimo D'Alema, via, ci si deve comportare bene,
e un bel comitato per la liberazione d'Italia, la nuova liberazione d'Italia dai nuovi invasori. Ma chiamateli alieni, chiamateli come vi pare. E tutta la classe politica, tutta. Quante mazzate che stanno prendendo, se stanno tutti un po' cambiando, perché dicono accidenti, quanto si sta incazzando il popolo. Adesso il popolo ha trovato una valvola di sfoga, un Beppe Grillo. Dice le parolacce, Beppe Grillo, e proprio ci sta dando tante mazzate sulla schiena. Tante mazzate sulla schiena, perché se non ci fosse qualcuno che si mette un po' a fare la liberazione, e questi andavano avanti fino al 3000 d.C. Adesso cominciano a capire. Prima gli dicono le brutte parole, cioè dicono le brutte, offendono Beppe Grillo. Però dopo poi fanno quello che dice Beppe Grillo. La liberazione. Ormai l'abbiamo avuta la liberazione d'Italia, la grande liberazione d'Italia dal nazifascismo, anche grazie all'intervento delle divisioni anglo-americane. Anglo-americane. L'Europa è stata liberata dal nazifascismo, dalle divisioni anglo-americane. D-Day, quanta gente, quanti americanini che sono morti nel D-Day, l'hanno uno sbarco in Lombardia, in Normandia. Quanti americanini, mi pare nelle prime ore 20, 25 mila, 30 mila soldati americanini sono morti. E a parlare di queste cose uno ci fa una brutta figura, perché non sono cose da ricordare questi. No, non c'è. I partigiani hanno sofferto tanto, per carità, hanno sofferto tanto, nazifascismo, eccetera, guerra civile, sì, ma se non c'erano gli americanini e gli inglesi non si faceva mica niente, Vabbè, cari amici, eccola cos'è per me il 25 aprile. Il 25 aprile è questo per me, capito, cari amici, e credo che sia anche per voi sia così il 25 aprile. Speriamo che nei prossimi anni la festa del 25 aprile possa essere celebrata magari anche d'accordo con la liberazione dal nazifascismo, ma anche anche per la liberazione da i nostri parassiti. E forse sarà più lunga questa battaglia per liberarci dal parassitismo politico che non per liberarci dal nazifascismo. Va bene, cari amici. Grazie se mi avete ascoltato. A tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.